Oggi mi sembra che il procuratore abbia centrato 4 punti nelle sue repliche, anzi 5 punti. E nell'ultimo punto si sia espresso sui rapporti che si sono svolti tra un certo tipo di stampa e chiaramente gli operanti. Mi è sembrato molto strano questa sua replica, dove chiaramente sia io che il collega Milo ci siamo dovuti agganciare sull'attività svolta dagli operanti stessi. Dico questo perché, per ovvi motivi, lui ha utilizzato un termine che per provocare l'allora indagati, oggi sono imputati a tutti gli effetti, ha utilizzato una parte di stampa. O la stampa si utilizza tutto o non la si utilizza per niente, ma soprattutto non la si deve utilizzare per argomenti così sconvenienti. L'udienza era sì in Camera di Consiglio, ma mi sembra che la Camera di Consiglio poi si era trasformata con la presenza anche di altri giornalisti che hanno potuto sentire queste affermazioni che sono state dette. Le valutazioni del caso poi le faremo nel dibattimento quando inizierà il 12 settembre del 2019.